Ben ritrovati da Umberto Cabella, dal Comunale di Palma Campania, per la 12ª giornata della Serie A femminile 2022-2023. Pomigliano Inter. Tutto pronto, fischiato in bocca per Catanoso di Reggio Calabria. Si parte, partita Pomigliano Inter con il Pomigliano subito in possesso. Servita ora Marta, lo scambio 1-2, Sonze vola in mezzo, la palla dietro, la controlla Giara. Pandini, il cross dentro a cercare Simonetti. La palla di Gutiai dietro per Robustellini. Il cross di Chiara, dove c'è Van der Gracht. Non riesce l'intervento di Stefani. Buono questo schema dell'Inter. L'Inter con Carjuni. Fa correre Sciawinga, resiste a un brutto intervento di Rizza, ancora Sciawinga, palla centrale per Simonetti, tiene palla Flaminia, scodella bene per Carjuni che ha un'occasionissima e la sbaglia tu per tu con Setigna. Basta così, finisce 0-0 questo primo tempo di Pomigliano-Inter. Simonetti, Ajara, Carjuni. Il fondo per Sonstevole, il cross dentro, può girarsi Sciawinga! Altra grande rete di Tabita Sciawinga, che si gira benissimo dentro l'area di rigore, trova un gol pesante. Ancora Carjuni in possesso. Simonetti, Sonstevold, il cross dentro di Sonstevold per Sciawinga che trova il 2-0 Inter, ancora sempre Tabita Sciawinga. E sono 9 gol in campionato. Carjunil, cross in mezzo di testa Van der Gracht, grande stacco di Van der Gracht, palla di pochissimo fuori. Il lancio lungo a cercare Sangaré, si impegna al numero 19 del Pomigliano, sulle sue tracce Van der Gracht, Amorim Diaz, dentro di rigore, salta netta Cristian Zdottir, ancora Amorim Diaz, lo scarico, poi il pallone dentro e arriva il gol di Martinez. Basta così, vittoria pesante per l'Inter contro il Pomigliano, finisce 2-1 grazie alla doppietta di Sciawinga.